Sicuramente Arezzo mi è rimasta nel cuore, è una città dove mi sono trovato benissimo, una città, una terra, perché tutte le quattro vallate sono veramente di una bellezza straordinaria. Tornerò volentieri da turista e ricorderò in quei giorni tutto quello che ho vissuto intensamente ad Arezzo. Il colonnello Arnaldo Cieri, dopo aver diretto per 2 anni il comando provinciale dei carabinieri di Arezzo, lascia l'incarico. Andrà a ricoprire un importante incarico dirigenziale alla scuola Marescialli di Firenze, la più grande d'Europa, recentemente inaugurata. 2 anni nel nostro territorio di intenso lavoro, due i casi di cronaca più importanti seguiti, quello più recente, l'omicidio di Katia Dellomarino, e il caso invece di Guerrina Piscaglia, per il quale presto si arriverà a sentenza. Noi siamo fiduciosi perché riteniamo di aver fatto, anche nel caso di Guerrina Piscaglia, un lavoro sicuramente, certosino che, non ha, lasciato, buchi da coprire. Indubbiamente il fatto che non sia stato rinvenuto il cadavere è un dato, di fatto che non può non essere considerato. Però, noi siamo fiduciosi del lavoro svolto, il resto è rimesso a quello che è stato lo svolgimento del processo. Le mancherà la parte un pochino più operativa, diciamo, di questo mestiere? La nostra missione è bellissima, però siamo abituati, a vivere, questi momenti, che accadono spesso nella nostra vita. Siamo anche noi un po' come i migranti. E quindi non ci si abitua mai, soprattutto quando, si opera con il cuore, con sensibilità. Mi mancherà, ma penso che, quello che mancherà qui, lo porterò, nell'insegnamento ai nuovi marescialli, che saranno poi sul territorio un riferimento fondamentale per la gente. A dirigere il comando provinciale dei carabinieri di Arezzo arriverà il colonnello Giuseppe Ligato, che proviene dallo Stato Maggiore della Difesa a Roma.